E prima di dare il benvenuto alla nostra ospite, andiamo da Nicola Morcavallo per gli ultimi aggiornamenti. A te, Nicola. Sì, dicevo all'inizio che seguiamo molto anche il contesto internazionale e in questi minuti è stata battuta dall'agenzia ADN Kronos la notizia relativa alla conferma da parte del ministro degli esteri turco della visita che il presidente della Russia Putin farà in Turchia per discutere del corridoio del grano nel Mar Nero. La visita di Putin in realtà era già stata pianificata in precedenza, ora ci sarà l'opportunità di discutere nuovamente alcune questioni durante questa visita, ha detto Fidan, il ministro appunto. A voi. Grazie, grazie Nicola, e noi diamo subito il benvenuto alla nostra prossima ospite. Oggi parliamo di un cortometraggio che racconta la storia di un bambino abbandonato e cresciuto da una tenera cagnolina. Il protagonista di Arf, nuovo film di animazione, è uscito nei cinema lo scorso 25 gennaio e dedicato a tutte le piccole vittime di guerra. Il lungometraggio di Simona Cornacchia e Anna Russo è stato presentato anche in anteprima al Sotto 18 Film Festival Campus 2023. Noi siamo collegati proprio con Anna Russo, regista e scrittrice. Buongiorno, benvenuta, cara Anna. Buongiorno a voi e grazie di questo intervento. Allora, cara Anna, raccontaci quali temi di grandissima attualità affronta questo lungometraggio. Ma guarda, Arf è nato da un libro, Il baffo del dittatore. E cerca di parlare di temi importantissimi come la guerra, il razzismo, i lager, i bambini internati, però lo fa in una maniera in qualche modo apolitica, perché noi abbiamo preso questi accadimenti soltanto come dei fatti simbolici e quindi in questo abbiamo proiettato tutta la nostra storia. Come appunto dicevi, è ispirato al racconto Il baffo del dittatore che hai scritto tu, quindi comunque in qualche modo sei impegnato in una doppia veste in questo lungometraggio. Stiamo vedendo anche alcune immagini del trailer e come avete spiegato in una recente intervista, Anna, in questo lungometraggio tutto si trasforma, le cose, i fatti e le emozioni. Sì, infatti è proprio questo, perché all'interno, infatti era per questo che noi non volevamo collegarci troppo ai fatti storici, in realtà ci sono delle prese di coscienza, è proprio la magia di Arf che, essendo cresciuto insieme ai cani, ha una maniera completamente diversa di approcciarsi alla vita. Lui è poesia pura, è innocenza, è amore e basta. E quindi quando si ritrova in mezzo a questa brutalità è così che lui si comporta. Questo genera degli atti di coscienza in quelli che poi alla fine stanno facendo il loro lavoro, i soldati, senza neanche giudicarli, e crea degli atti di trasformazione. Temi alti, temi importanti che raccontano la speranza, Anna. Io proverei a chiedere, faccio una domanda forse difficile, ma come si racconta la speranza ai bambini? Beh, guarda, la speranza in realtà è insita nei bambini. Loro sono fatti di speranza, di gioia e di amore, per cui noi non gli dobbiamo raccontare nulla. In realtà semplicemente dovremmo fare in modo che non la perdano questa speranza. Ed è quello che fa Arf, cioè Arf si mette dal loro punto di vista e cerca di fare in modo di fargli capire che se loro continuano in quella direzione, le cose cambiano. Ieri sera c'è stata una proiezione proprio qui a Taranto, c'era un bambino di 3 anni. Era la mia preoccupazione perché un bambino di 3 anni con un film del genere non sapevo bene come potesse andare. Invece lui ha guardato tutto, gli è piaciuto tantissimo, poi è corso da me e mi ha detto alla sua maniera: è bellissimo. E per me quello è stato veramente un capire che eravamo nella direzione giusta. Anna, state portando il film in giro per l'Italia, mi dicevi appunto ieri sei ancora a Taranto, quindi ieri è stato proiettato a Taranto e ci sono date anche in altri paesi della nostra bella Italia. Avete intenzione anche di proiettarlo nelle scuole, ad esempio? Qual è il programma di Arf per i prossimi mesi? Sì, infatti adesso domani sarò a Faenza, dove avremo un'altra proiezione molto bella,
E le scuole è la sua destinazione in realtà, perché ovviamente è associato al libro e poi noi ci vogliamo rivolgere ai ragazzi, quindi per noi quella è proprio la destinazione finale. E così, in effetti, sono temi che comunque hanno a che fare anche con, diciamo, la recente giornata della memoria che abbiamo celebrato, che abbiamo ricordato. Queste immagini, ecco, ricordano in effetti tutte quelle tematiche così, così importanti. Chi l'ha visto cosa ha detto? Ma guarda, è molto bello perché in sala suscita veramente tantissima emozione e allora si ride, si piange di commozione e felicità e alla fine c'è come un atto liberatorio quando c'è una parte che veramente per me è molto molto importante, però non ve l'anticipo e quindi le emozioni sono tante e abbiamo raggiunto il nostro risultato. Avete fatto centro, insomma. Anna, però dobbiamo anche citare un importante, abbiamo detto che hai curato e firmato la regia insieme a Simona Cornacchi, autrice dei disegni, perché ARF è animato in 2D con elementi in 3D, ma dobbiamo anche citare un'importante colonna sonora. Sì, la colonna sonora è di Toni Canto, poi c'è anche la mano di Simone Cristicchi, però io volevo parlare anche un attimo di Simona Cornacchia, che abbiamo firmato la regia insieme, perché tutti i disegni sono opera sua. E la cosa meravigliosa è che con Simona ragioniamo come se fossimo un unico cervello e questo è veramente una magia. Tra l'altro in Italia riuscire a portare a termine un film in animazione è veramente complicato. E quindi questa fusione con Simona è stata in realtà la chiave di volta che ha risolto il tutto. Ma probabilmente mi permetto anche di interpretare il fatto di aver inserito un cane, insomma un animale all'interno, un elemento, come dire, di vicinanza che aiuta ancora di più la comprensione con, tra i bambini e con i bambini, potremmo dire. Sì, infatti il punto di vista del cane, io ho preso il punto di vista del cane perché secondo me era l'elemento che più di tutti poteva eliminare il senso del giudizio, cosa che infatti un bambino non ha il senso del giudizio. Al bambino puoi raccontargli la Certo. storia, ok, però non la concepisce come noi, no? Non ha pregiudizi. E quindi il cane è arrivato proprio a spiegarmi cosa dovevo fare. Un elemento naturale, potremmo Sì. dire, che si è Sì, inserito all'interno della narrazione. è proprio così. esatto. Non spoileriamo nulla, però sicuramente, ecco, essendo un film per i più piccoli, non può non mancare il lieto fine, Anna. Ah, certamente, per forza, perché ovviamente fa parte della speranza. Il lieto fine per me può sempre. Sai, è sempre una cosa, noi vediamo le cose sempre dal nostro punto di vista. E tante volte le tragedie più grandi scopriamo che erano le nostre più grandi fortune. Quindi è qui che si basa un po' tutta la mia scrittura. Grazie di cuore Anna per essere stata con noi. E dunque, appuntamento domani a Faenza, lo diciamo a beneficio di coloro che ci seguono. Dopodomani, Dopodomani. dunque, appuntamento a Faenza e Altre date se le abbiamo, così magari aiutiamo anche i nostri amici eventualmente incuriositi. non lo so in questo momento, Ah, mi benissimo. cogli di sorpresa, non lo so. Vabbè, comunque Devo dopodomani, aggiornare anch'io. Ecco, benissimo. dopodomani a Faenza, poi magari digitando sui motori di ricerca ARF, Anna Russo, Simona Cornacchia, magari si possono avere altre informazioni. Grazie di cuore per essere stata con noi e davvero buon Grazie a voi lavoro. e a chi ci ha ascoltato, grazie infinite. Ciao Anna, grazie.